Mi nato io nel caso, sono nascito a Monti. Prima vi ho raccontato il babbo, fatta sa scrava, fatta sa vacca, in Subisca, poi Santo Paolo, in questa costa deserta. Poi danno i due, babbo si è venuto tutto, sono andato a Zoronata. La Zoronata su Mattessi, una crisi che mi bagaglia, che non mi bagaglia, non si schiacca le filuleate. Poi mi ha chiccato questo signore, che lui è molto superato, ha pagato su Saive Calze, e tanto mi è piacchito su luogo. E con questo uomo bisogna 36 anni. Io si che è molto, e mi ha lasciato pure un bene posto, mi ha regalato una tanca. E ha posto Saive che è mia, ha posto il macchinario mio, ha pure il sacrificio, che ha non ha fatto soffrire la famiglia, quanto è possibile. Però mi sono attrezzato un pago, ma come ho sto 3 mesi il primo, che non si può, se il gasolio è caro, non si può andare da niente. Quella lì sono andato a pagare su mangime, non mi basta neanche suonare sul latte. Ho pagato su 1.500 euro di gasolio, 1.500 euro di mangime, medicinale, e non mi ha restato nulla, si è dispiantato. Infatti manco non mi è su buon umore di prima, con la muzzera e con il pizzo, perché manca suinare in domo, non si vista bene. Per chi è nato in Sardegna, pensare alla propria isola e al suo paesaggio è la stessa cosa. Quando i sardi sono lontani da casa e cercano di descrivere la Sardegna ai forestieri, tratteggiano la propria terra con l'aiuto di elementi semplici quali il verde intenso dei suoi pascoli, le chiome a bandiera degli alberi, il chiasso assordante delle cicale nelle stoppie di agosto, l'abbraccio limpido e luminoso del cielo mediterraneo. E se fra tutti i paesaggi di Sardegna si domanda loro quale sia quello più distintivo, non hanno dubbi nel rispondere che è il paesaggio pastorale. Se l'agricoltura arreda il territorio connotandone il paesaggio rurale, la pratica plurimillenaria della pastorizia ha forgiato i tratti salienti del paesaggio della Sardegna. Con i circa 3 milioni di ovini, i 250.000 caprini e i 200.000 bovini rustici, la Sardegna è infatti una delle aree del Mediterraneo in cui è maggiormente praticato l'allevamento degli animali al pascolo. Gli erbivori domestici traggono dalle essenze foraggere spontanee o coltivate oltre l'80% dei loro fabbisogni nutritivi e rendono così inscindibile l'elevata qualità dei prodotti, lattiero-caseari e carnei, dalle forme paesaggistiche in cui questi sono stati ottenuti. I pascoli erbacei, gli erbai e i prati pascoli avvicendati, i meriagos, i cespugliati e le altre superfici silvane sottoposte a pascolamento occupano oltre il 70% di tutta la superficie isolana. La cura e la gestione di questa vasta area è affidata a un piccolo esercito di pastori, circa 15.000, e alle loro famiglie. Il particolare clima mediterraneo, con estati calde e secche e inverni freddi e umidi,
unitamente a substrati pedologici, solitamente poco evoluti, rendono i pascoli erbacei e i cespugliati formazioni vegetali in forte disequilibrio. Se lasciate indisturbate, infatti, queste si evolverebbero verso la macchia foresta prima e verso la foresta dopo. Il mosaico paesaggistico della Sardegna è perciò principalmente figlio della continua azione dell'uomo che con diverse tecniche tende a conservare e rinnovare ampie superfici erbacee e le praterie, indispensabili per garantire il pascolamento della principale specie allevata, quella ovina. Ma come il comportamento alimentare degli animali è in grado di condizionare il paesaggio? Lo chiediamo al professor Giuseppe Pulina, direttore del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell'Università di Sassari. Le specie ruminanti hanno modalità di pascolamento completamente diverse. Gli ovini utilizzano le superfici a pascolo, sia naturale che coltivato, per il 90% della loro razione annuale. I caprini invece prediligono i pascoli con presenza di cespugliati e anche con essenze arboree e ottengono circa il 50% della propria razione annua su queste foraggere, su queste risorse foraggere. I bovini, soprattutto quelli rustici, molto allevati in ampie aree della Sardegna, invece hanno un comportamento intermedio e utilizzano dal 20 al 30% le essenze foraggere nella propria razione annua. Pertanto il paesaggio pastorale della Sardegna è forgiato dalla specie pascolante. Se la specie prevalente è l'ovino, allora saremo in presenza di pascoli naturali o anche avvicendati, ma soprattutto superfici aperte. Se la specie prevalente è il caprino, saremo in presenza di cespugliati. Se la specie prevalente è il bovino, avremo anche una facies arborea. Pertanto, percorrendo la Sardegna e leggendo il paesaggio, riusciamo a capire qual è la specie ruminante prevalente in quell'area. Inoltre, gli equidi, cavalli e asini pascolano indifferentemente erbe e macchia, mentre i suini allo stato brado utilizzano le parti ipogee delle piante, radici e tuberi, creando il tipico movimento di suolo noto in Sardegna con il nome di frugatura. Cambiare le proporzioni fra gli animali pascolanti, allora, comporta un'apertura o una chiusura dei paesaggi pastorali, con le conseguenze di una loro differente fruibilità. Paesaggi aperti sono il risultato principalmente dell'utilizzazione del territorio da parte degli ovini. Un paesaggio cespugliato, se non abbandonato, è il risultato del pascolamento con caprini o bovini rustici. Un elemento di grande rilevanza di un paesaggio zootecnico è il cromatismo. Il pascolamento, in genere, garantisce una elevata biodiversità delle specie pavulari, le quali, nel periodo di fioritura, esprimono una vasta gamma di colori, così importanti nel generare la bellezza e la diversità dei paesaggi. Quali sono le principali essenze dei pascoli sardi e in che modo può essere garantita la loro conservazione? Lo chiediamo al professor Ignazio Camarda, professore di botanica all'Università di Sassari e autore di numerosi trattati sulla flora della Sardegna. La Sardegna è in tanta parte pascoli naturali, in cui le specie prevalenti sono le specie erbacee. Specie erbacee che costituiscono più dell'80% della flora della Sardegna. Gli animali sono esseri molto intelligenti e naturalmente scelgono e separano, sono in grado di discernere quelle che sono le specie mangerecce, diciamo così, con un termine umano, e le specie tossiche, per cui non mangiano la ferula, per cui
non mangiano quelle specie che hanno alti contenuti di alcaloidi, e questo determina anche questa selezione, una sorta di affermazione di una specie piuttosto che un'altra, comunque in un mosaico che è assolutamente degno di nota e che denota un paesaggio non banale, ma anche profondamente legato alle attività dell'uomo. Con una lenta azione selezionatrice abbiamo la prevalenza di alcune specie piuttosto che altre. La esigenza di dare un pabulum adeguato al bestiame sia allo stesso tempo l'esigenza di conservare la biodiversità complessiva, che è uno degli elementi oggi prioritari a livello mondiale, ma quindi anche sardo, e che è possibile naturalmente con interventi non solo tutelino, ma anche favoriscano anche a livello normativo questa difesa della biodiversità, che spesso è unica, in quanto una grande componente delle specie sono anche esclusive della flora della Sardegna, quindi se scompaiono dalla Sardegna, scompaiono da tutto il mondo. Il pascolamento è perciò un elemento di equilibrio e di evoluzione della flora dei pascoli spontanei. Ma un eccesso di carichi animali o pratiche agronomiche errate, quali arature ricorrenti, l'uso di ruspe per il decespugliamento o, peggio ancora, l'uso del fuoco, possono in breve tempo degradare le cotiche e portare a fenomeni di impoverimento del suolo e, in alcuni casi, di erosione. In che modo le tecniche agronomiche e la regimazione dei carichi possono aiutare a conservare il paesaggio pastorale della Sardegna? Lo chiediamo alla dottoressa Maria Sizia, ricercatrice dell'agenzia Agris Sardegna e profonda conoscitrice dei pascoli mediterranei. Che la gestione razionale dei pascoli naturali sia un fattore determinante la sua conservazione è evidente quando confrontiamo le pascoli naturali cosiddetti comunali, quelli cioè che sono di tutti o di nessuno, e i pascoli naturali presenti in tutte le aziende zootecniche private della Sardegna. Nel primo caso, infatti, possiamo parlare di una gestione anarchica del pascolo, dove a fenomeni di abbandono e quindi di conseguente incendio si affiancano fenomeni di sovrautilizzazione, con l'instaurarsi poi di erosione, perdita del suolo e di fertilità. I pascoli naturali presenti nelle aziende zootecniche sono invece sicuramente quelli gestiti meglio, perché l'allevatore stesso ne conosce, ne riconosce l'importanza e l'alto valore che apportano al suo sistema di allevamento. Per cui la gestione, regimare esattamente il carico, sapere che un pascolo naturale può dar da mangiare a 1000 animali o a 20 animali, è fondamentale, è una mossa fondamentale per capire come poi proseguire con la sua utilizzazione. La composizione floristica di un pascolo naturale è molto varia e segue dei ritmi di crescita legati alle stagioni, per cui è necessario capire che in autunno, il momento in cui il pascolo naturale svolge la sua funzione più importante all'interno dell'azienda zootecnica, avrà dei ritmi di accrescimento più bassi, per cui non potrà sostenere un numero elevato di animali, ma bensì dovrà essere rispettato anche per riuscire poi ad avere dei ritmi di accrescimento ancora non estremamente bassi durante l'inverno e avere poi un'ottima produzione in primavera. Quando il prelievo animale, cioè il carico animale che insiste su una superficie di pascolo naturale, è eccessivo, può portare a uno sbilanciamento dell'equilibrio all'interno della sua composizione floristica. Chiaramente gli animali si accaniranno sulle specie più appetite, lasciando invece libere di crescere e di riprodursi quelle meno appetite. Ecco perché è importante che, piuttosto che un pascolo gestito in maniera continua, se per continuo intendiamo superfici molto ampie con un numero elevato di animali, ma che insistono su quel pascolo per lunghi periodi di tempo, è sicuramente meglio un pascolo gestito in maniera
turnata o ruotata. E l'importanza di un equilibrio nel prelievo da parte dell'animale delle diverse componenti floristiche del pascolo si riflette proprio nella sua conservazione, in quello che un pascolo naturale esprime in termini di biodiversità e di valore anche per l'ambiente, oltre che dal punto di vista della produzione zootecnica. Buone pratiche agronomiche e carichi animali proporzionati alle produzioni quantitative dei pascoli sono perciò la chiave non solo di una corretta manutenzione del paesaggio pastorale, ma anche della sostenibilità ambientale ed economica delle imprese armentizie. Così ben riconosciamo i pascoli erbacei da un lato e le formazioni silvane dall'altro. Esiste però una facies intermedia straordinariamente rappresentativa del paesaggio sardo, i meriagos, detti anche pradile, che sono il confine fra la prateria e il bosco. Con il nome di meriagos, da meriagu, logue umbra inue subestiamine colas auras de galura, albero della grande chioma sotto cui le greggi si riparano dal sole estivo del meriggio, si indicano le formazioni a pascolo arborato di leccio, di sughera, di roverella oppure di olivastro, che esistono solo perché esistono gli ovini da latte. Queste formazioni sono molto instabili e, se abbandonate dai pastori, evolvono verso la macchia chiusa con perdita di biodiversità e capacità economica del sistema. Le pecore, per questione di istinto naturale, cambiano per questioni di patogi, zecche, pulci, e quindi devono spostarsi, non fanno sempre lo stesso meriago. Se tu gli lasci la libertà, se li scelgono loro e cambiano. Magari fanno 3-4 giorni qua, 3-4 giorni qua, oppure un 20 giorni qua, e poi fanno un altro 20 giorni. Vedi come avviene. Vedi come è uno stadio ancora più avanzato. Ah, ok. Vedi, ci si può proprio entrare qua. E lì ci sono anche i rimasugli di quelli che erano i muretti, non avevano rete. Vedi come si... Adesso quando loro meriggeranno qua d'estate, mangiano tutti questi cespugli e puliscono. Un po' anche noi selezioniamo. Quindi è un'azione congiunta, vedi i segni della motosega? Qua siamo in alto, vedi? Il vento, qualsiasi il vento spiri, ti arriva. Che sia libecio, che sia grecale, che sia tramontana, i bentuestru, che sarebbe maestrale. Insomma, qua è ventilato a prescindere. La senti anche adesso, non è un giorno di vento, eppure, vedi, gli alberi, sì, sì. Le chiome si muovono. D'estate un posto ventilato è l'ideale, perché c'è sempre un ricambio, essendo vicine, se stanno all'ombra, cercano il fresco, però ci deve essere il ricambio di aria, e la stanno bene. E infatti, non essendoci muri o rete, loro se non stessero bene si sposterebbero a cercarne un altro. Invece ci stanno, vuol dire che è azzeccato. I meriagos sono oggetti del paesaggio intermedi fra gli interessi del foraggicoltore e quelli del forestale. La loro manutenzione è molto difficile, ma la loro scomparsa comporterebbe una grave perdita di uno dei paesaggi pastorali più caratteristici della Sardegna. Chiediamo al dottor Graziano Nudda, già direttore generale dell'Ente Foreste della Sardegna, quali tecniche possano essere impiegate per la conservazione dei meriagos. Nelle formazioni forestali cosiddette meriagos, uno dei più gravi problemi è quello della carenza o mancanza addirittura di rinnovazione naturale, dovuta spesso alla continua e costante presenza del bestiame al pascolo, sia esso ovino, bovino o caprino. Il paesaggio forestale cosiddetto ameriago sta venendo a scomparire anche dove i pascoli sono stati abbandonati dagli allevatori, perché mano a mano le specie forestali stanno riconquistando il territorio, a partire spesso dai perastri, che sono molto indigesti, insomma, perché hanno le spine dagli animali, e alle specie quercine successivamente, quindi il bosco mano a mano aumenta e diminuisce il paesaggio ameriago. Però questo non è un problema forestale. Il problema forestale nasce con i tagli. I tagli possono veramente sconvolgere il paesaggio ameriago, ma mentre questo nei boschi pubblici, che sono tanti in Sardegna, è ovviabile con una semplice attenzione da parte degli operatori pubblici, nei terreni privati questo
non è possibile obbligare il proprietario a non intervenire sui sistemi forestali a Meriagos. Si può solo consigliare il proprietario e dandogli delle indicazioni perché il sistema possa essere utilizzato per altri scopi. Si tratta quindi di trovare la soluzione migliore per far sì che la rinnovazione, quelle poche ghiande o altri semi che riescono a germinare e poi dar luogo a una piantina, continuino nella loro crescita. Occupando un'area così vasta, quasi i due terzi dell'intera superficie della Sardegna, le imprese pastorali rappresentano uno degli aspetti con cui il pianificatore e il progettista del paesaggio rurale deve fare i conti. Le buone pratiche pastorali, infatti, comportano anche una buona conservazione degli elementi costitutivi del paesaggio pastorale. In che modo nella pianificazione paesaggistica si è tenuto e si tiene conto delle pratiche pastorali? Lo chiediamo alla professoressa Silvia Serreli, architetto del paesaggio della Facoltà di Architettura di Alghero. Le aree pastorali sono legate ad un paesaggio che è stato prodotto da una cultura materiale e che è ancora ovviamente molto visibile in Sardegna. Per noi in questo senso pensiamo che queste aree siano formative per gli abitanti, ma non solo per gli abitanti stabili, ma anche per abitanti che arrivano da altri luoghi. Effettivamente l'attività pastorale, proprio perché non è un'attività stanziale, è riuscita sempre a mettere a confronto culture. Penso ad alcuni villaggi della Sardegna, quindi alcuni centri urbani che per esempio sono diventati presidi di una residenza stabile. Mi riferisco per esempio ad alcuni comuni come Burcene e Sete Fratelli o ad alcuni altri presidi che sono nati proprio a seguito della stanzialità di una transumanza proveniente dal Gennargentu. Ecco, ancora oggi credo che la pianificazione debba pensare all'attività pastorale in questi termini, cioè nei termini in cui questa attività rigenera un territorio che è in uno stato di abbandono. In conclusione possiamo dire che a partire da questi ambiti, dalle aree pastorali, da queste aree che sono appunto i luoghi della natura, le matrici del nostro insediamento, possiamo pensare a un futuro territoriale della città e proprio per questo pensiamo che abbiano una grande potenzialità per attirare nuove popolazioni, ma anche e soprattutto per mantenere quelle presenti. I pastori e la loro opera quotidiana, perciò, rendono continuamente il paesaggio sardo, quell'unicum apprezzato dagli abitanti dell'isola e decantato dai visitatori. I panorami pastorali di Sardegna sono l'accumulazione delle pratiche zootecniche, da quando l'uomo neolitico ha iniziato ad allevare gli animali nell'isola, come dimostrano le protomi taurine delle civiltà prenuragiche e i bronzetti a tema pastorale rinvenuti in tutto il territorio isolano. Il paesaggio pastorale non è costituito solo dalla parte foraggera, erbacea o arborea. Il reticolo di muretti a secco che delimitano quelle che in sardo sono chiamate le tancas serratas a muros, gli appezzamenti chiusi da muri, sono un'opera monumentale che ha comportato lo spostamento di migliaia di metri cubi di pietrame. Il loro scopo funzionale era quello di regimare i pascoli e di migliorarli con lo spietramento, ma anche di delimitare le proprietà ed escludere gli animali dal pascolo collettivo o vagante. Discorsi analoghi valgono per i vaccili, recinti di pietra generalmente a pianta circolare nei quali si radunavano i bovini, e per i caprili, capanne in pietra con il tetto in frasche, che servivano da ricovero per i capretti durante l'allattamento. Un discorso a parte meritano manufatti principali del pastoralismo, le pinnette o case dei pastori, la cui unicità del modulo costruttivo, unitamente alla varietà delle forme di copertura, rappresentano uno dei più inestimabili patrimoni rurali della Sardegna. Queste emergenze costruttive, povere ed arcaiche, pervadono il paesaggio pastorale e ne costituiscono le più importanti testimonianze storiche. I pastori non sono però solo i custodi del paesaggio fisico, ma anche di quello culturale. La loro scomparsa porterebbe alla perdita del senso più profondo delle feste religiose e laiche, delle ardie e dei carnevali, delle sagre e delle cavalcate. Senza i pastori, il panorama delle tradizioni sarde sarebbe percorso da mere simulazioni, con lo smarrimento del senso di identità che queste conservano.
Qual è il senso del panorama culturale rappresentato dal pastoralismo di Sardegna? Lo chiediamo al dottor Nicolò Migheli, sociologo e profondo conoscitore della cultura dei sardi. E il vero problema, come dicono gli anziani, è che oggi nel mondo pastorale sono diminuiti di molto i motivi di incontro. Mentre prima anche l'andare in campagna insieme, cioè lo stare a cavallo per esempio per molto tempo e farlo in gruppo, permetteva l'abitudine al pensare alla poesia, a raccontarsi cose in poesia e a sfidarsi in poesia. Così come anche le lunghe notti magari passate negli ovili oppure nei momenti di festa nelle varie cantine. La solitudine tradizionale dei pastori non era una solitudine assoluta, perché loro tendevano sempre a trovare momenti di incontro. Oggi invece sta diventando una solitudine quasi assoluta, perché ciascuno con la propria macchina raggiunge il proprio ovile, fa i propri lavori, ritorna e quindi ha pochissime possibilità di scambio con altre persone. E mentre prima il cavallo era veramente uno strumento di lavoro e tu trovavi i pastori che cavalcavano 365 giorni l'anno, oltretutto con delle forme di domma estremamente interessanti, perché a cavallo si poteva governare tranquillamente per esempio una mandria di bovini, riavvicinare un vitello che si era allontanato, stando sempre a cavallo aprire un cancello, togliergli la briglia per poterlo abbeverare sempre stando a cavallo, quindi un rapporto fortemente simbiotico. Beh, questo ormai è quasi scomparso. Se il silenzio è uno dei monumenti della Sardegna, i suoni delle greggi e le voci dei pastori lo riempiono di significato e lo amplificano nei loro intervalli. Esiste ed è percepita, anche inconsapevolmente, la dimensione del paesaggio sonoro che attualmente è oggetto di studio dell'Istituto Etnografico di Nuoro. Ce ne parla il suo direttore, dottor Paolo Piquereddu. Il paesaggio sonoro è un ambito di studi che si è sviluppato nel mondo anglosassone e che ora viene portato avanti anche qui in Italia, in Sardegna, e cioè l'attenzione nei confronti di quel complesso ambientale costituito dai suoni che finiscono per la loro tipicità a caratterizzare il nostro paesaggio. È chiaro che non possiamo disgiungere una immagine del nostro paesaggio pastorale dal suono delle greggi, per esempio, che sono per tutti noi un suono consueto, che però non va oltre questa percezione. Per quanto riguarda i pastori, è un suono che permette di distinguere un gregge da un altro, addirittura alcune parti di gregge da un altro, e quindi che fa parte della questa conoscenza dei saperi e delle competenze che un pastore deve possedere. Insomma, è un complesso di conoscenze, di uso, di governo del territorio che si esplica non solo attraverso le attività materiali primarie, no, quella che è caratterizzata dalla produzione economica, ma anche attraverso una serie di competenze che possiamo definire di carattere immateriale. Il paesaggio pastorale, nelle sue componenti biologiche, nelle sue emergenze sonore, strutturali e nella sua identità culturale, è legato alla sopravvivenza della pastorizia in Sardegna. E ciò è possibile soltanto se alle imprese agropastorali è assicurata una adeguata redditività. Il paesaggio è perciò uno dei prodotti del pastoralismo che, con linguaggio moderno, si direbbe una esternalità delle imprese agropastorali.
Il dottor Marino Contu, direttore dell'Associazione Regionale Allevatori, ci illustra il ruolo che questa nuova produzione può assumere nel contesto economico delle aziende zootecniche sarde. Beh, intanto c'è da dire che a mio parere esistono diversi paesaggi agropastorali. Conoscendo un po' tutta la Sardegna, tutto il territorio sardo, c'è una grande e continua varietà di paesaggi che parlerei di un continente di paesaggi, modellati sempre dall'allevatore, il pastore che ha sempre messo del suo molto per fare in modo che si conservassero paesaggi che sono unici al mondo. Noi basta girare in questo periodo in tutta la Sardegna per renderci conto di come l'allevatore ci tiene in modo particolare a fare in modo che questi paesaggi si tramandino. Probabilmente con un eccesso di modernità negli ultimi 30 anni molto è stato abbandonato, ma bisogna riprenderle. Ci sono diversi esempi di ripresa di questi paesaggi, di recupero di paesaggi tipo i muretti a secco, tipo le recinzioni fatte con la rete arrugginita, tutte queste cose che piano piano qualche allevatore un po' più, diciamo, proiettato verso quelli che sono i temi ambientali sta anche cercando di sostituirli. Io sono del 73 e comincio ad andare in campagna che avevo 6-7 anni a vedere. C'era mio zio, quello che è tornato dalla Fiat, figurati si perdeva la rete. È arrivato proprio per dire, oh ragazzi, basta. Adesso vi faccio vedere io come si fa. E aveva ragione da un punto di vista pratico. Io ho conosciuto queste contraddizioni e vedere la praticità del moderno, la rete. In un giorno ti metti un chilometro, non è che... Un muretto in un giorno fai 5 metri se li fai, capito? Certo. Però poi a perdere è stato il paesaggio. Certo. Lì ci sarebbe voluto un indirizzo di tipo politico o culturale, perché se noi avessimo preservato tutti i muretti, il paesaggio ne avrebbe guadagnato, saremmo stati in un posto ancora, è bellissimo, a me piace un sacco, però saremmo stati ancora più avvantaggiati da un punto di vista ambientale e anche di controllo di problemi di smottamento. I muri sono sempre degli sbarramenti per acque, onde, e poi non sono invadenti. Cioè, la rete. Tutto il paesaggio, tutto il lavorio fatto dall'allevatore nel paesaggio ha uno scopo, un duplice scopo, che è quello intanto di conservazione di questi monumenti della natura, monumenti millenari, perché il paesaggio così com'è, l'allevatore c'è da 1000 anni, si conserva bene il bosco, si conserva bene il prato pascolo, tutto quello che noi vediamo è conservato proprio perché c'è la mano dell'uomo. Su pastora ti interessa e proteggi questa terra, naturalmente, cada questa terra viviti. Di proteggerla, no? Si intende proteggerla di tutto, di coltivarla, rispettarla dai fuochi, e così di essere distrutta, di essere abbandonata. Immaginiamoci tutto questo paesaggio senza niente, sarebbe una selva intricata di rovi, di cespugli, di sottobosco, bosco, quindi una cosa ingestibile. Invece questo è fruibile da parte di tutti, è bello per questo. L'allevatore chiaramente, e noi in questo diamo una mano all'allevatore, e cercare con la tecnica, con quelle che sono le innovazioni tecnologiche, il nostro obiettivo è quello di portarle al contatto dell'allevatore in modo tale che ne tragga il massimo del vantaggio. Piuttosto si lamentano i veri pastori, no? Che prezzo non ce n'è, né del formaggio, né della carne, né del latte. Il paesaggio è un reddito per due aspetti. Un aspetto legato a quello che è il miglioramento stesso del paesaggio esistente. E il secondo è far conoscere verso il pubblico quello che è il paesaggio agropastorale, perché se noi riusciamo a trasmettere questo che è l'immagine del paesaggio sardo verso il turista che arriva qui durante il periodo estivo in modo particolare, ma anche durante il periodo primaverile, che secondo me è il periodo migliore in Sardegna, cioè noi potremmo portare molti dei turisti dalle coste verso l'interno per fare in modo che ne tragga il massimo beneficio. E poi c'è un reddito intrinseco, perché il fatto del pascolamento fatto su queste erbe ricche di oli essenziali, e se noi riusciamo a dargli il valore aggiunto a quello che sono poi le produzioni nutraceutiche dei nostri prodotti durante quel periodo particolare che va da aprile fino a giugno, ecco che riusciamo a vendere non solo il fatto di avere dei prodotti di tipo nutraceutico, ma anche che questo prodotto nutraceutico è fatto perché? Perché l'uomo è intervenuto in 1000 anni di conservazione del paesaggio, di queste essenze che noi troviamo, essenze papulari che troviamo sui nostri terreni, grazie all'attività svolta dai nostri pastori. Il paesaggio pastorale sardo è anche evocatore di particolari suggestioni.
tali da avere ispirato una schiera di artisti. Tra i contemporanei spiccano certamente Costantino Nivola e Antonio Amore. Chiediamo al professor Giorgio Pellegrini di commentarci alcuni quadri di paesaggio pastorale sardo di questi artisti. Il merito di avere scoperto il pastore come elemento integrante del paesaggio sardo spetta senz'altro ai grandi interpreti della cosiddetta scuola sarda tra le due guerre. Floris, Delitala, Dessì, Figari, Biasi, forse meno rispetto agli altri, ma chi lo intaglia letteralmente in quegli orizzonti sconfinati della nostra isola sono proprio i grandi xilografi, e cioè soprattutto Floris, questi monoliti che hanno quasi del preistorico, che hanno quasi del nuragico, che vengono fuori proprio nelle incisioni di questi grandi maestri tra le due guerre. L'eredità di questa visione, di questa percezione, di questo elemento del paesaggio isolano poi transita al di là della guerra, e io vedrei soprattutto due personaggi importanti nella storia dell'arte contemporanea in Sardegna del periodo post-bellico, abbastanza complementari, se vogliamo, Costantino Nivola e Antonio Amore. Nivola sardo, che ritorna, ha un interesse forte per la propria isola dopo un bagno nella modernità europea e americana, si concentra su quel monolito, si concentra su quella presenza e attraverso una sperimentazione che non trascura anche certe ispirazioni addirittura nuragiche, poi arriva una soluzione che potremmo definire post-cubista, proprio di questa massa che si impone nella linea dell'orizzonte. Ah, il caso Amore è un caso a sé, siciliano, romano, da un punto di vista di formazione culturale, a un certo punto decide di isolarsi nell'isola. C'è questo impatto lungo, forte, nella zona del Mandrolisai, dove in una zona quasi desertica del Mandrolisai, dove prende contatto proprio all'improvviso con questa realtà che lo colpisce profondamente, lo segna in un modo tale da rimanere poi presente nella sua opera fino alla fine. E allora nelle pecore e nei pastori di Amore, diversamente da questa neutralità tutta morfologica, tutta formale, tutta post-cubista e geometrizzante di Nivola, c'è proprio una polpa umana forte, pulsante e fortemente simbolica. L'umanità tutta è un gregge, i pastori sono quelli che all'interno di quel gregge applicano la loro antichissima crudeltà. Il pastore è il dominatore, il gregge è il dominato, il sacrificato. In una serie lunghissima di elaborazioni proprio antropomorfiche della pecora, questo si legge chiaramente. A volte lo stesso pastore rischia di confondersi in questi giochi anatomici pieni di surrealismo e pieni anche di espressionismo di Amore con la stessa pecora, con la stessa vittima. A volte il pastore diventa vittima, però dai quadri di Amore viene fuori proprio questa simbologia. E allora a un certo punto, nella fase proprio finale della produzione di questo artista, sui generis, di questo artista che arriva in Sardegna da fuori e ne rimane fortemente impressionato, diversamente da Nivola che quella realtà ce l'ha dentro, per cui la inserisce tutto sommato dentro una normalità. In questo processo arriviamo a una simbologia estrema, quella dell'Agnus Dei, quella del Cristo che, bisogna vederle le cose di Amore per capirlo, a un certo punto si fa pecora, si fa oggetto sacrificale, si fa animale sacrificale,
e santificando quasi questa simbologia dalla quale Amore è stato influenzato in maniera così profonda. Ecco, tutto questo universo pittorico e plastico di Amore è stato profondamente caratterizzato da quello che a me è sembrato veramente uno shock di fronte a questa realtà primordiale, di fronte a questo rapporto antichissimo del dominatore e del dominato, che a volte si mescola, che a volte si scambia, che Amore vede in questo suo arrivo in Sardegna e che assorbe in questo suo arrivo in Sardegna davanti allo spettacolo appunto antichissimo, millenario, del pastore nel paesaggio, ma anche delle pecore. Nerei del Ruder dice che il personaggio più importante della letteratura sarda è la Sardegna, è la natura sarda stessa. Ecco, ho visto che c'è una povertà incredibile di rapporto con la natura. Cioè è un falso questo del contatto vero con la natura vera, è un falso. Sì, è sempre una costruzione culturale, presso tutte le culture è così, non è una, come si crede, un naturalismo spontaneo, sempre è culturale perché c'è l'intervento dell'uomo, però c'è una concezione molto povera di un naturalismo estetizzante di tipo visivo. Se io prendo un turista invece e gli dico senti questo paesaggio, non vedi, senti questo paesaggio, la dimensione dell'ascolto non è inflazionata come quella visiva. Per cui ascoltare il paesaggio, educare l'altro, l'estraneo che non conosce quei luoghi, ad ascoltare, a toccare, a passare in dei viottoli, camineras e sentire l'intricco dei cespugli, il dormire, il riposare la sera o il pomeriggio per terra e sentire su corpus accostas a terra, come era il dormire dei pastori. È un sentire la natura dentro, allora il paesaggio si incarna davvero in un'esperienza del corpo. Altrimenti questo paesaggio è una specie di forma, dicevo e ripeto, estetizzante, in cui c'è sempre una dimensione coloristica di un rapporto verde o marrone, di un tramonto con i colori rossi o violacei o con l'azzurro. Sì, questa dimensione visiva è importante perché l'occhio è onnivoro e ha bisogno di vedere, di classificare, però la dimensione dell'ascolto per me è primaria in un paesaggio sardo, cioè fare silenzio e sentire i suoni, e sentire la musica del paesaggio. È assolutamente inedito ed è una cosa meravigliosa perché sperimentata, per esempio, con degli amici. E l'ascoltare le fronde o una brezza o un vento, i linguaggi del vento. Beh, i linguaggi del vento è un capitale da sfruttare. Ecco, allora abituare a questa lettura del paesaggio, a questa ricchezza nuova del paesaggio come ascolto, come tatto, come toccare, come intendolare una linna, come un rapporto, come salire su un albero. La dimensione tattile è fondamentale perché è la dimensione più erotica del rapporto che noi possiamo avere con la natura. Non è cerebrale, non è intellettualoide, è proprio erotica nel senso del piacere del tatto, il piacere del gusto, il gustare questi prodotti nel paesaggio stesso, dentro un mondo pastorale, e gustare piatti non elaborati, ma piatti in cui quella materia e quella sostanza abbiano il sapore reale senza condimenti estranianti. Ecco, tutto questo porta ad un rapporto profondo col paesaggio, inteso non in senso visualistico, ma inteso in senso proprio di partecipazione di tutti i linguaggi del corpo al vissuto nel paesaggio, il vissuto dentro il paesaggio.
Percorrere la Sardegna da mare a mare è immergersi in un paesaggio unico al mondo, limpido di una luce perfetta, tratteggiato da un mosaico di forme e di colori che derivano prevalentemente dall'esercizio del pastoralismo. Le praterie mantenute dal pascolamento, gli alberi dei Meriagos piegati dal vento, il fine reticolo dei muri a secco, le quinte dei cespugli che si aprono improvvisamente su fiorite multicolori, i profumi e i suoni, i grandi silenzi, sono tutte sensazioni che la Sardegna continuamente ci regala per l'opera dei suoi pastori. Ma fai ballenti sa chimba solo patata caule chi con caera pa cotta Papa, canta, esa, me, la, papa, canta, esa, me, la, da, que, me, la, con la, bo, bo, de,